È estate, c'è caldo, il mare è calmo e c'è tantissima gente sulle spiagge. Però esiste un tipo di pesca che può regalarci comunque delle bellissime giornate proprio in questa stagione. E oggi ve la mostrerò. Buongiorno a tutti, è l'alba, siamo praticamente quasi alla fine di giugno e oggi vi porto con me per pescare con una tecnica che è super semplice ma divertentissima. Peschiamo infatti con una canna da bombarda, una bombarda galleggiante e un raglù molto molto piccolo. Questi sono gli ingredienti per il divertimento. In questo periodo si può prendere di tutto, dalle occhiate alle spigole. Non disdegnate l'esca piccolina e il tipo di pesca, perché si possono prendere anche delle spigole abbastanza interessanti, anche sopra il chilo, perché in questo periodo è pieno di latterini, di altri piccoli pesciolini che i nostri predatori all'alba amano cacciare in superficie. Ora il mare è calmissimo e cominciamo a fare due lanci. Se ci sono delle scogliere, naturali o artificiali, lanciate sempre parallelo ad esse, facendo nuotare l'esca molto vicina agli scogli. È proprio qui, infatti, che i predatori sferrano gli attacchi. I predatori come le spigole si trovano abbondanti anche vicino alla battigia, a pochi centimetri dalla sabbia. E anche qui bisogna sempre lanciare prima di camminare, evitando di spaventare le nostre prede. Oggi però è impossibile pescare vicino a una battigia. Ci sono infatti moltissime alghe e ad ogni lancio l'esca si sporca molto e non si muove più correttamente. I pesci però ci sono e si vedono. Il terzo lancio allora lo faccio al centro, lontano da scogli e spiaggia, e subito qualcosa insegue l'esca, attaccandola più volte. Purtroppo si slama proprio sotto i miei piedi e con la poca luce non riesco a capire di che pesce si tratti. In questi casi, anche se il pesce ha mangiato vicino, lanciate lontano per non disturbarlo con la bombarda e passate sopra al punto incriminato. Esattamente nello stesso punto il pesce mangia. È un piccolo pesce serra che ha attaccato l'esca con decisione. Anche se piccolo, i denti sono già acuminati e l'esca infatti è rovinata. Anche se sono dei predatori terribili, non me la sento di trattenere un pesce così piccolo. Però voglio comunque divertirmi e spero che ci sia un bel banco. E così rilancio immediatamente. Eccolo. Eccolo. Sono davvero tutti lì e appena il raglù gli passa sopra, lo attaccano con decisione, più volte, finché qualcuno non rimane allamato. Come questo. Questo è un po' più grandicello e sicuramente più arrabbiato. In questi casi non bisogna perdere l'attimo, perché il banco potrebbe sparire da un momento all'altro. Vedo qualcosa lungo la riva, ma decido comunque di lanciare lontano, perché come già vi ho detto è pieno d'alghe troppo vicino alla spiaggia. Anche qui un paio di recuperi e di nuovo il serra bocca. Anche questo ha mangiato benissimo, Vedete? Di lato, sono ferocissimi. Allora, questi qua non me li aspettavo proprio,
Avete visto? Tutti serra, pesci serra piccolini, li ributtiamo perché comunque sono davvero molto piccoli, però sono divertentissimi da catturare. E c'è un banchetto proprio qui davanti, ora faccio qualche altro lancio. Ma come immaginavo, dopo un po' i pesci si spostano e nei tre lanci successivi non ci sono più mangiate. Il quarto lancio lo faccio un po' più lontano e qualcosa mangia lontanissimo. Però non sembra il solito pesce serra, infatti non salta e si muove a zig zag molto velocemente. Questa è una leccia stella! Ciao! Rilancio subito dopo, ma stavolta non mangia nulla, quindi recupero velocemente per cominciare a muovermi. Ma all'improvviso... Lì è saltato qualcosa. Eccola! Chi è lui? Un'altra leccia stella! Questa specie non diventa grandissima, infatti gli esemplari più grandi arrivano massimo a 50 cm. Fantastico! Ho trovato un posticino incredibile proprio qui davanti e i primi tre serra non me li aspettavo perché comunque è un pesce un po' inaspettato da pescare così e poi subito le due lecce stella. Ho perso un altro paio di pesci che mi hanno mangiato praticamente ad ogni lancio, però ora voglio spostarmi perché vedo un sacco di movimento qui davanti e voglio capire se c'è qualche spigola o qualche altro pesce. Che bello, che mi sto divertendo tantissimo. Si vedono delle piccole mangianze sia vicino alla battigia sia un pochino più dentro, ma purtroppo non riesco a riprenderle con la telecamera. Lancio immediatamente e qualcosa a bocca subito. Che cosa ho preso? Un pazzo! Piano, con calma. Una leccia stella. Ho fatto un serracchiotto. Poi è una lecciona. Questa è una leccia già molto più carina, Mi ha mangiato proprio qui davanti. Ho fatto qualche lancio a vuoto, però loro stanno mangiando una decina di metri dalla battigia. Una volta che capite dove mangiano, guardate, più o meno il punto sarà sempre quello. Allora, già che ci siamo, vi parlo dell'attrezzatura, che è la più semplice che esista al mondo. Questa è una pesca così semplice che la potete fare veramente con pochi euro e con attrezzature semplicissime. Io sto utilizzando una canna della Caprela, l'ho presa da Decathlon, perché è lunga 3 metri e gestisce benissimo la bombarda. Perché questo? Perché serve una canna lunga per poter avere un finale di almeno 1,5 metri, se non 2 metri. Il finale lungo ci aiuta tantissimo nella pesca. Ora, l'unica cosa su cui io spendo qualche soldino in più è il finale, che deve essere molto buono, perché pesco con un finale dello 0,14 o dello 0,16. Se comprate un finale scadente, veramente rischiate di perdere anche un bel pesce, perché possono mangiare spigole di 2-3 kg, ve lo assicuro, con questa tecnica. E sicuramente compro degli ami buoni. Io sto utilizzando degli ami Aberdeen, sostituisco quelli originali del Raglu, che non mi piacciono, e ci metto, diciamo, degli ami diversi, che sono molto più affilati e molto più robusti. Vi faccio vedere quelli che sto utilizzando. La montatura, già ve l'ho fatta vedere in un altro video, comunque bombarda, piccolo stopperino, girella tripla e finale dello 0,16 o 0,14 di 2 metri. Questo è come dovete pescare ed è semplicissimo. La canna, guardate, questa costa mi sembra 50 euro. Il mulinello costa un po' di più, ma questo è il mio mulinello da spinning e comunque mi consente di lanciare lontanissimo con un trecciato molto sottile, 12 libbre. Ci metto un preterminale di sostanzialmente dello 0,30 perché comunque deve supportare i lanci della bombarda e pesa 30 grammi e poi direttamente il finale. Quanto di più semplice ci sia. Beh, eccolo! Leccia anche questa perché corre come un treno. Sono proprio delle scalmanate queste lecce. Dai, vieni qui, vieni. Bellissimo, bellissime poi. Guardate che bella. Fantastica.
Allora, state attenti quando toccate le Lecce Stella, perché hanno questo aculeo, questa spina qui che è molto molto dolorosa. Ne so qualcosa. Queste lecciotte mi stanno facendo divertire tantissimo. Ma non sono piccole, io poi ho le manone grandi. Comunque quasi a ogni tiro si prende un pesce. Come fa a non piacervi questa pesca? È troppo bella. Ciao ragazza mia. Mua. Vai. Eccolo, bello, mamma mia. Poi viene incontro. Un po' più carina questa, eh? Ah, tutti uguali, tutti uguali. Aia. Dopo l'ennesima leccia stella, decido di lanciare più vicino alla battigia, sperando finalmente in una spigola. Eccolo, ma eccolo. Qualcosa di strano, no, accade. Mi hanno tagliato, penso sia stato un piccolo pesce serra che ha ingoiato tutto il ragù, perché il taglio è netto e sto pescando anche con un filo molto sottile, 0,16. Ora cambiamo l'esca. Quando si fa questo tipo di pesca è molto importante portarsi delle esche di ricambio, perché spesso le occhiate, i piccoli pesci serra e altri predatori riescono a rompere facilmente il ragù, che è molto piccolo e molto delicato. Stavolta opto per un ragù fluorescente, che ha la gomma un po' più morbida e lavora meglio in alcune condizioni. E appena dopo aver lanciato, quando passo nel posto di prima, sì, qualcosa mangia. Il pesce serra. Ecco perché. Allora, cambiato il raglù, ho messo un raglù, diciamo, fluorescente, chiamiamolo così. In realtà mi piace perché ha una gomma un po' più morbida e ho trovato subito il colpevole che aveva tagliato il filo. Un pesce serra un po' più grandino degli altri. Ci deve essere un banco lì davanti e questi quando ingoiano sono terribili. Anche se piccoli, eh. Guarda, guarda, infatti l'ha quasi ingoiato. Cattivi, ora lo ribottiamo. E la gomma più morbida del raglù ha subito accusato i denti affilati del pesce serra. Eccolo. Vieni, 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 vieni. Ti racconto una favola. E dopo aver pescato un altro paio di pesci serra, i denti hanno completamente distrutto la gomma e sono costretto a cambiare esca. Il mare è invaso di questi pesci serra, mi hanno completamente distrutto l'esca. Ora vediamo se riesco a mettere un raglù più grande. Per fortuna ho portato anche i raglù di dimensioni maggiori, ma sono sicuro che avrò molte meno mangiate. È fondamentale anche portare dei raglù di ricambio, filo, ami, perché come avete visto può sempre succedere l'imprevisto. E poi a volte cambiare colore è interessante, anche se a me piace sempre utilizzarne uno all'inizio, il bianco, perché secondo me è il colore migliore, che per sondare quello che sta succedendo va benissimo. Ora continuiamo. E con il raglù più grande faccio una decina di lanci senza vedere neanche una mangiata e solamente all'ultimo riesco a agganciare un altro pesce. Caspita, ho preso. Ecco chi è che mi tagliava il filo, l'ho scoperto. C'è qualche serracchiotto un po' più grande, vedete, l'ho preso con raglù un pochino più grandicello. Infatti ho voluto fare questa prova, quindi ho messo un raglù più grande e come avete visto, pesce un pochino più grande, ma non è sempre così, eh. Allora, con quest'ultimo pesce serra possiamo dichiarare chiusa questa pescata mattutina. In realtà perché devo andare al lavoro. Però se ci pensate ho pescato dalle 6 fino alle 7:15 mentre registravo, ho cambiato 2-3 volte la montatura perché i pesci serra mi avevano distrutto l'esca e tutto.
E praticamente ad ogni lancio ho avuto un attacco. Cioè, quale altra pesca può regalarvi queste emozioni? Lo so, molti diranno non è spinning, molti diranno ma chi se ne frega, ma noi ci dobbiamo divertire. E oggi veramente io mi sono divertito da pazzi. Ho voluto provare anche a cambiare il raglù, però come avete visto, a parte il serro un po' più grandicello, gli altri pesci si sono fermati, perché in questa stagione mangiano comunque degli avannotti piccolini, quindi il raglù più piccolino, quello da 4,5, è micidiale. E non pensate che l'esca grossa corrisponda a un pesce grande, perché vi assicuro che con l'esca giusta piccolina potete prendere anche dei pesci molto molto grandi. L'importante è avere il finale buono e l'amo ottimo. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, mettete un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!